sono Pietro. È importante ciao, la riunione di redazione? È importante? La riunione di redazione. Vabbè, certo, sì, perché si mettono assieme le idee di quel giorno oppure si fa una somma di tutto quello. Per noi settimanali, ecco, si fa un po' la somma di quello che è accaduto o quello che accadrà sul territorio, si andrà a cercare le notizie, quindi poi magari di giorno in giorno salta fuori qualche altra cosa e quindi si corre, però grosso modo è quello. È molto importante soprattutto perché tutte le notizie possono essere trattate in maniera diversa, quindi se c'è, come si diceva prima come esempio, il concorso della scuola Moro, dal confronto di tutti i giornalisti si può pensare come trattare quella notizia, quindi banalmente si dice c'è il concorso alla scuola Moro, chi va anzitutto a seguire l'evento, quante foto facciamo, quanti sono i premiati, potremmo sentire l'insegnante, potremmo sentire i bambini, sentiamo anche la preside, quanto spazio diamo, mezza pagina, tre quarti di pagina, basta un pezzo con una foto. Ecco, quindi dal confronto tra i giornalisti che seguono gli eventi si sceglie anche il modo di trattare una notizia, perché chiaramente non è che tutte le notizie si possono trattare nello stesso modo, bisogna poi pensare quanto spazio dargli, quante foto, quanto approfondire l'argomento, quanto merita di essere approfondito l'argomento, perché se c'è un tombino scoperto in una strada, giustamente sarà poco più che un trafiletto con una foto per dire attenzione che c'è il tombino scostato, quindi a non finirci dentro. Certo che se c'è un fatto di cronaca molto più rilevante, evidentemente lo spazio dovrà essere adeguato. Dal confronto tra i giornalisti ognuno dice come si potrebbe fare il lavoro, come si potrebbe affrontare la notizia e l'argomento, e solitamente, come diceva anche Sergio prima, più teste che pensano possono produrre qualcosa di buono, no? E anche come nel vostro caso, quando non sapete bene che cosa fare in un compito, di solito cosa si fa? O si chiede alla maestra o ci si confronta tra bambini, e se 5 bambini hanno delle idee probabilmente troveranno il modo giusto per fare il compito. La stessa cosa un po' la riunione di redazione. Bene, scontento il capitolo? Grazie. Ti è abbastanza chiaro? Chi tocca adesso? Che cos'è il timone? Che cos'è? Il timone. Ah, il timone. Il timone. Non è quello della nave, il timone. Il timone. Sì, chiedevamo, ma il timone è un giornale. Eh sì, il timone è un giornale. Allora, dovete sapere che il timone è una pagina, chiamiamola una pagina che viene fornita ai giornalisti o alla redazione da parte della pubblicità, che è la pubblicità che comanda in un giornale. Allora ti dice, in questa pagina occupiamo mezza pagina di pubblicità e tu, caporedattore o redattore o direttore, devi riempirla con qualcosa. E così su tutto il giornale. Questo è il timone che poi permette di sviluppare gli altri, di dire, allora in questa pagina metto questo, c'è una pagina vuota, come la riempiamo di argomenti. Questa è un po' la linea guida, perché purtroppo il giornale è comandato dalla pubblicità su alcuni aspetti. Esatto, in pratica immaginatevi quella grossa lavagna tutta a quadretti, la dividete nel numero delle pagine di un giornale, magari lo dividerete in 46 rettangoli, e in ognuno di quei 46 rettangoli, che sono le pagine, dalla 1 alla 46 per esempio, vedete degli ingombri, cioè degli spazi che il giornalista sa che sono occupati dalla pubblicità, e dentro lì non ci deve andare. La pubblicità può essere un massimo di una mezza pagina,
fino ad un quadrato piccolo all'interno della pagina. Poi ci sono delle pagine interamente di pubblicità, soprattutto l'ultima, la quarta di copertina, e naturalmente le pagine intere di pubblicità non vanno scritte. Però ecco, è importante che ci sia la pubblicità, perché senza la pubblicità un giornale non esiste più e fallisce. Quindi cara grazia che ci sia la pubblicità, perché fin tanto che c'è pubblicità siamo qui noi come giornalisti. Dopodiché dobbiamo trovare un altro lavoro anche noi. Naturalmente noi lavoriamo sulla parte lasciata libera della pubblicità, perché se no cioè la pubblicità è santa e sacra, ma noi lavoriamo sull'altro. Okay. Bene, contenta, capito un po'. Bene, grazie. Da chi è composta una relazione? Che cosa fa il direttore? Vai, direttore. No, allora, la redazione è composta da tutti quelli che concorrono a realizzare il giornale. Poi ci sono giornali che hanno redazioni molto articolate, giornali che hanno redazioni di 2-3 persone, e quindi le dinamiche sono diverse. Tendenzialmente c'è un capo della redazione, si chiama appunto caporedattore, e che ha uno o più collaboratori giornalisti. Se è fortunato ha un collaboratore fotografo, e se è molto fortunato ha un collaboratore grafico. Se la redazione è piccola, il giornalista fa il grafico, il fotografo, un giornale ha più redazioni di solito, o comunque delle articolazioni interne, quelle che sono di fatto delle redazioni, perché c'è nei giornali nazionali la redazione dello sport, la redazione dell'economia, la redazione della cronaca. Nei giornali locali c'è quel pezzo di redazione che prende quel pezzo di territorio, quelle città, quei paesi, e un altro pezzo che prende un altro. Poi c'è un direttore che coordina tutte le attività, dà le linee generali e risolve eventuali problemi gravi, cioè interviene in caso di situazioni particolarmente gravi, particolarmente delicate, in cui bisogna dare delle indicazioni precise o affrontare problemi piuttosto gravi. Bisogna distinguere fra i giornali a carattere nazionale, che hanno una struttura, dai giornali regionali a quelli più piccoli, di queste città, capito? Allora c'è molta diversità. Anche se una volta nei giornali, ecco, una cosa che forse non abbiamo detto, c'erano, perché l'impaginazione non ha un tempo, diciamo che era un po' di anni, credo 10-12 anni fa, erano strutturati che tutti gli articoli, prima di andare in pagina, venivano letti e riletti, c'erano i correttori di bozze. Adesso con la video impaginazione tutto questo non c'è più, e quindi magari può capitare che i giornali spesso escano anche con degli errori, mentre prima guai, perché il testo era sacro, il correttore di bozze correggeva, e quindi andava a correggere quello che magari era scritto male o c'era un'imperfezione. Adesso invece magari con la fretta un po' salta un po' tutto. Perché? Ma perché bisogna dire questo? Perché i giornali, pur di risparmiare, cercano di risparmiare tutte le figure che esistevano un tempo. Quindi una volta c'era il segretario di redazione, c'era il correttore di bozze, c'erano tante persone che adesso non ci sono più. Come nei giornali piccoli, una volta c'era il fotografo al seguito del giornalista, adesso il giornalista è costretto a fare tutto, fotografo, non va in tutto. No, tutto questo per risparmio. È anche vero che una volta il fotografo lavorava su pellicola. Adesso voi adesso non so se avete già il cellulare, ma insomma con un cellulare sì, state facendo 500 foto,
una volta bisognava farne poche perché la pellicola costava. Poi c'era lo sviluppo. Quindi il fotografo non poteva tirare tante foto così e poi una viene bene. Occorreva una professionalità sicura. Doveva essere bravo a non sbagliare, perché se andava a casa con 50 foto che ha fatto e non ne veniva fuori una, era drammatico. Diciamo anche che con l'aumento delle tecnologie, con il miglioramento delle tecnologie, tante cose che prima rendevano necessaria la presenza di tante persone che facevano il giornale, adesso la tecnologia, come in tanti aspetti, anche nel giornalismo, ha reso più facile, in un certo senso, determinati lavori, perché anche i programmi di impaginazione aiutano il giornalista a fare quello che una volta faceva chi aveva specificatamente quel compito lì, ecco. E quindi adesso anche i telefonini, come abbiamo detto, fanno delle foto decisamente buone, che quindi sono già accessibili al formato del giornale. Una volta invece non era affatto così, o avevi la macchina fotografica bella oppure non potevi certo fare la foto. Adesso la tecnologia aiuta in tante cose e consente di appunto eliminare un po' di professionalità, un po' di persone che avevano dei compiti specifici. Ok? Grazie a te. Chi altro? Ciao. Quali sono gli elementi del giornale? Gli elementi del giornale. Allora, diciamo, ripetendo un po' quello che abbiamo detto prima, c'è una prima pagina che è appunto una vetrina che riassume quelle che sono le notizie ritenute più importanti, e poi il giornale è fatto in sezioni, cioè in parti successive che riguardano particolari settori della vita quotidiana. C'è la cronaca nera giudiziaria che riguarda i fatti, diciamo, delittuosi, insomma i reati, può essere il furto, la rapina, l'omicidio nel caso più grave, le aggressioni, le truffe, ecco, questa è la cronaca nera, quindi fatti tra virgolette di sangue, ecco, e poi la cronaca giudiziaria, che sono sostanzialmente le cronache dei processi che si sviluppano in tribunale, evidentemente. Poi abbiamo la cronaca che riguarda tutto quello che avviene su un territorio, la cultura che riguarda gli spettacoli teatrali piuttosto che il cinema, piuttosto che i concerti, la pagina o eventualmente se c'è uno spazio sulla scuola, quindi tutto quello che riguarda la scuola, e poi abbiamo lo sport con tutte le manifestazioni sportive. Quindi a seconda dei vari argomenti si scrive nella pagina dedicata. Poi, come abbiamo detto, nei giornali territoriali, nei giornali locali, c'è anche una suddivisione per città o per gruppi di piccoli comuni, perché noi nel nostro territorio abbiamo dei comuni non proprio piccolissimi, però se voi pensate alle zone di montagna, tipo nella Bergamasca o nel Lecchese, ovviamente non può esserci una pagina dedicata a un comune di 3, 4, 5 mila abitanti, perché sarebbe impossibile trovare notizie tutti i giorni, o forse anche per una settimana, di un comune così piccolo, dove ovviamente non è che succeda chissà che cosa. E allora si fa, per dire, una pagina riferita ad un'intera valle, ecco, per dire. Quindi tanti comuni che fanno parte di una valle hanno la loro pagina quotidiana, e quindi alternativamente si scrive di un comune piuttosto che di un altro, perché voi dovete sapere che la difficoltà principale del giornalista, a differenza di quello che da fuori si può pensare, non è scrivere l'articolo, certo, scriverlo bene, possibilmente in italiano
è già un requisito necessario, ma la cosa più difficile è trovarla la notizia, perché tante volte anche i miei figli mi chiedono: ma tu come fai a trovare le notizie? E questa è una domanda difficile, bisogna avere tanti contatti e tante conoscenze per trovare le notizie. Quindi una volta che hai la notizia puoi svilupparla, ma se non hai la notizia ovviamente il discorso si complica. Quindi soprattutto sui territori piccoli, appunto magari di montagna, non è assolutamente facile trovare delle notizie tutti i giorni per riempire una pagina. Ecco, quindi questa è un po' la composizione del giornale. Questa è un po' la prerogativa importante del, e fa una grossa differenza tra il giornale a carattere nazionale e a carattere locale. Perché il giornale a carattere nazionale arrivano in redazione le notizie dalle agenzie, ci sono agenzie specializzate. Il giornale locale invece con i suoi giornalisti deve camminare, andare, bussare, cercare, cioè deve, come si dice, deve consumare la suola delle scarpe e andare a vedere che cosa succede per portare a casa la notizia, perché non è che non te la danno, fatto salvo che, come diceva lui, ci sono delle conoscenze, ti chiamano, ti telefonano, guarda è accaduto questo, guarda succede quell'altro, allora tu vai, se no è difficile sapere. Allora qualche volta si bussa alle porte, dice c'è qualcosa che succede, mi può raccontare, così è. Poi è chiaro, una volta individuato un argomento possiamo svilupparlo a più livelli, possiamo accontentarci di è successo questo, possiamo decidere è successo questo, dunque facciamo un ragionamento, intervistiamo una persona, approfondiamo, facciamo un'inchiesta. Allora, Andrea ha fatto prima l'esempio del tombino, noi possiamo dire c'è un tombino scoperto, possiamo decidere andiamo in giro per la città a vedere quanti tombini scoperti ci sono. E questa è una piccola inchiesta. Possiamo andare a parlare con il muratore e chiedergli cosa si fa quando c'è un tombino scoperto, e questo è un approfondimento. Sta poi alla redazione capire se per quella notizia va bene, do la notizia e ho finito, oppure amplio, ragiono, commento, chiedo. Si fa soprattutto sul calcio, no? Non so se adesso vi occupate di calcio o di altri sport. Io posso decidere, la partita è finita 2-2, hanno segnato questo e quello, e ho finito, posso andare a intervistare i giocatori e l'allenatore per chiedergli cosa ne pensano, posso fare un'analisi su come si è comportato quel giocatore. Sono tanti livelli, quindi non solo trovare la notizia che è difficilissimo, ma anche capire se basta darla oppure occorre arricchirla, ragionarci, far ragionare le persone e dare spunti di riflessione. Oppure ti dico, aggiungo a lui, al tombino, quante persone si sono fatte male in quel perché il tombino era scoperto? Ecco, questo è un altro aspetto importante, capisci? Ecco, poi mi calo nel tombino se trovi chi è caduto nel tombino hai fatto un articolo ancora più lungo. Esatto, perché magari ci sono i maleducati in giro che tolgono quell'inferriata del tombino, lo lasciano scoperto, uno non lo sa, ci cade dentro, si fa male, magari anche in maniera molto grave. Perché ci sono, ragazzi, voi guardate un po' in giro, ci sono le persone maleducate che fanno i dispetti, soprattutto vedo passando per strada, io che viaggio parecchio in bicicletta, che mi trovo che quei tombini piccolini che sono rotondi, che spesso sono senza il coperchio, e allora finché passa la macchina va bene, ma se passi in bicicletta cadi dentro lì. Come si compone la copertina? Allora, facciamo così, ci sono due modi, cioè il giornale, il quotidiano, i giornali tutti i giorni, e poi ci sono i settimanali, perché ci sono anche i periodici vuol dire che escono magari una volta al mese, cioè, o anche
settimanali che escono una volta alla settimana, che però sono diversi dai settimanali di Crocchi. Sono, allora, questi periodici, questi settimanali, facciamo l'esempio, non so se li conoscete, Oggi, Gente, Panorama, che su questi settimanali per sviluppano un argomento in prima pagina mettono magari una persona, facciamo, c'è il Festival di Sanremo, quella concorrente ha vinto il Festival di Sanremo, allora alcuni giornali, questi periodici mettono in prima pagina la vincitrice del Festival di Sanremo, oppure ultimamente sono stati distribuiti i premi Nobel e allora magari qualcuno di questi mette in prima, anche i quotidiani lo fanno, ha messo in prima pagina il vincitore del primo Nobel per l'economia, della cultura, della pace, capisci? Ecco, dipende dall'argomento del momento, oppure se scoppia una guerra mettono in prima pagina l'avvenimento della guerra con la fotografia. E poi ci sono altre piccole notiziole che poi vengono riprese all'interno del giornale. Si chiamano poi richiami, lo specchio di quello che il giornale propone. Diciamo comunque che in maniera molto semplice la prima pagina di un giornale ha un titolo in alto che è un titolo di apertura, che è la notizia più importante, ritenuta più importante di tutto il giornale. Poi c'è un articolo di spalla, che si chiama di spalla perché è esterno, cioè diciamo guardando la pagina sulla destra. Poi c'è spesso l'articolo di fondo che è una sorta di commento o del direttore o di un editorialista, quindi è un commento sul fatto importante della giornata o della settimana. Poi abbiamo gli articoli del taglio centrale, che è comunque un articolo, un richiamo importante, e i tagli bassi, che sono sostanzialmente i richiami di altre notizie all'interno del giornale, ma un po' meno importanti. Quindi diciamo, anche nella pagina voi dovete immaginare una specie di scaletta, si parte dall'argomento più importante e più si scende nella pagina più gli argomenti sono un po' meno importanti. In prima pagina però non ci sono mai degli articoli completi, sono sempre dei richiami, a parte l'articolo di fondo, sono sempre dei richiami, cioè poche righe, 5, 6, 7 righe o addirittura soltanto un titolo, con un richiamo allo sviluppo dell'articolo integrale all'interno del giornale. Quindi tu in prima pagina vedi essenzialmente dei titoli che poi ti rimandano all'interno. E se non trovo una prima pagina interessante non apro il giornale, quindi la prima pagina deve convincermi che vale la pena comprare il giornale, aprirlo e leggerlo. Che leggo, in questo giornale si parla di questo, vabbè, mi metto lì, lo faccio là. Quindi è importante che la prima pagina sia convincente rispetto a quello che c'è. Anche perché una volta, ma credo anche adesso, i giornali nelle edicole, che si vendono ancora nelle edicole, vengono piegati. Allora c'era una tecnica nel giornale che la parte superiore del giornale deve avere un titolo accattivante, perché il lettore o l'acquirente deve essere incuriosito ad acquistarlo, capito? Ciao. Quali sono i contenuti del giornale? Quali sono i contenuti del giornale? Dipende dal giornale. Nel senso che i giornali, non tutti i giornali parlano di tutto. C'è un giornale che era molto caro forse ai maschi, che si chiama Gazzetta dello Sport. Lì si parla solo di sport. Sul giornale di Serigno si parla solo di Serigno. C'è una bella notizia a Firenze, non la trovo sul giornale di Serigno, non la devo cercare lì. Quindi ogni giornale sceglie gli argomenti,
gli argomenti, sceglie le persone in generale a cui vuole parlare, dice: a questo giornale lo legge, lo leggono le persone che sono interessate a Serenio, quindi legge già il Serenio, legge il Cittadino. Persone che sono interessate a Firenze leggono altre cose. Se voi andate in edicola, se vi capita, guardate in giro, ci sono giornali ultimamente molto tematici, giornali di cucina, giornali di fotografia, di viaggi. Sono interessato ai viaggi, compro un giornale di viaggi, non compro un giornale di cucina. Quindi i contenuti sono quelli che scelgo io rispetto alle persone a cui mi rivolgo. Se voi doveste fare un giornale della scuola, dovreste parlare della scuola, di quello che succede nella scuola. O della vostra classe. O della classe, no? Quindi ogni giornale sceglie un obiettivo, una missione, uno stile, chiamate come volete, e fa servizi su quello. Sono giornali sui camion, sui treni, sono giornali specializzati su qualunque cosa. L'importante è che un giornale abbia un'identità chiara, cioè io compro quel giornale, mi aspetto di compro il giornale di Serenio, mi aspetto di leggere notizie su Serenio, mi fanno leggere una bella notizia su Firenze o mi parlano della situazione in Palestina. Ma non la cerco lì. Ragazzi, vi dico una cosa, spendo una voce per tutti. Mi raccomando, dite a casa vostra, compriamo i giornali. Tutto bravo Paolo. Se no mi raccomando altro lavoro.